Il maltempo che ha colpito l'Italia non dà tregua e su molte zone del centro-sud continua a nevicare. La situazione potrebbe migliorare, anche se non di molto, nelle prossime ore. Le previsioni parlano di fenomeni in lenta attenuazione, pure se sono attese ulteriori nevicate su tutta la dorsale appenninica e sui versanti adriatici del centro-sud, mentre sulle regioni meridionali tirreniche ci sono le piogge. Da ieri, su disposizione del prefetto di Salerno, divieto della circolazione fuori dai centri abitati, sino a cessate esigenze, ai veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate su alcune strade, in particolare lungo la statale 18, dal chilometro 140 al chilometro 0 e dal chilometro 195 al chilometro 0, sulla statale 19, sulla statale 517 e sulla statale 166. Il divieto non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli adibiti a pubblico servizio, per interventi urgenti e di emergenza, circolanti per esigenze di soccorso, sicurezza, protezione civile, garanzia della manutenzione stradale e delle condizioni di viabilità. Evitare gli spostamenti è l'invito della Polizia di Stato, che con la Sala Viabilità Italia riesce a monitorare ininterrottamente dal 31 gennaio le condizioni della circolazione su tutta la rete viaria nazionale, soggetta alle difficili condizioni meteorologiche che, si spiega in una nota, stanno interessando il Paese e che persisteranno con la stessa intensità ancora per ore. L'invito che si rinnova agli autotrasportatori è di rinviare gli spostamenti sino a quando nei prossimi giorni le condizioni sull'intera penisola non si saranno ristabilite. Basilicata e Puglia, le regioni più colpite, qualche problema però ovunque, anche alla circolazione ferroviaria, secondo quanto si apprende dal Dipartimento della Protezione Civile. Chiuse le linee Battipaglia, Potenza, Benevento, Avellino, Mercato San Severino, Salerno, Mercato San Severino, Codola, Sarno, Mercato San Severino, Salerno, Nociara Inferiore. Aggiornamenti in tempo reale attraverso annunci in stazione e a bordo treno, locandine informative nei notiziari di FSN News Radio. Si consiglia, laddove possibile, di consultare i siti web trenitalia.com oppure fsnnews.it. Vallo di Diano e Valle dell'Irno, le zone della provincia di Salerno per le quali c'è maggiore attenzione da parte della Protezione Civile per l'emergenza maltempo e soprattutto per una possibile intensificazione dei fenomeni nevosi che potrebbero provocare disagi ai cittadini, ma soprattutto agli automobilisti. In molti comuni del Vallo di Diano i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole, mentre in alcuni centri, tra cui Caggiano, Sala Consilina e Salvitelli, comincia a scarseggiare anche il sale da utilizzare sulle strade ghiacciate. Attenzione sulle arterie interne di collegamento, sulle strade statali e provinciali, sul raccordo Salerno-Avellino, sotto gli occhi vigili della Polizia Stradale, degli uomini dell'ANAS. Il transito da Fisciano è consentito solo ai mezzi muniti di catene e di pneumatici termici. Neve tra Baronissi, Pellezzano e Mercato San Severino, ma le temperature non eccessivamente basse hanno evitato il formarsi di tappeti bianchi. Sul fronte dei danni all'agricoltura si registra il primo intervento da parte della Regione Campania, che ha stanziato 5 milioni di euro per l'intero settore.